Stefania, tante sorprese nella zona di Cassino, dove vi ricordo opera Media Centro, Ama e Prega e la nostra redazione di TRSP. Che cosa ci avete portato ancora allora, da lì? Allora, abbiamo un'altra voce del panorama cassinate che è Gianni Testa, che oltre ad essere un grande cantante è stato anche un grande showman. Vieni, eccolo. Vieni Gianni. Infatti ecco, un da applauso, solo come grazie. Si presenta. Bene, grazie Gianni. Quindi un amico, ciao. Uno showman che si è dato alla televisione e poi sì. Cosa ti è successo vedendo l'abbazia di Montecassino? Sì, abitavo nell'81, guardavo, io suono un po' la chitarra, quindi a casa vedo l'abbazia di Montecassino e la sera suono la chitarra così, mentre guardavo l'abbazia di notte, mi è venuta l'ispirazione di queste due canzoni che si chiamano Te Veg e Ascoltami Oh Dio. Le ho ascoltate già perché mi ha dato un CD molto sì. Bello e veramente noto che c'è del cuore in queste parole e una conversione che dal mondo di bla bla bla, non solo chiacchiere, quindi dalla discoteca siamo passati veramente al sacro, no? Sì. Quindi cos'è che ti ha dato la forza per questa conversione? Beh, io sono stato miracolato da Padre Pio. Questo è un bel messaggio di pace, quindi, e nelle tue parole ascolteremo il cuore e l'amore e la spiritualità. Grazie. Thank you.
Gianni Testa. Gianni, grazie. No. Questa canzone la dedico a Don Sellerino, va bene? Grazie. Grazie. Grazie Gianni. Grazie. Beh, quanto colore avete a Cassino, è un personaggio noto, penso, della zona. Sì, è molto conosciuto perché ha collaborato con una televisione per tanti anni, ha fatto un programma dedicato al mondo della discoteca. Molto, beh, anche molto le canzoni, lontano per esempio. Da quello che ha fatto di canzone, come avevo detto, infatti questa canzone è stata ispirata da una visione che ha avuto guardando l'abbazia di Monte Cassino. È particolare, veramente particolare, tanti colori, come si può tanti cambiare suoni, nella vita, come si cambia.